Eccoci alla pagina sportiva. Dopo l'eliminazione dai play-off, adesso l'attenzione si sposta sul futuro del calcio Catania e su quello di Cristiano Lucarelli, il cui lavoro è stato riconosciuto da tutti. Il rompete le righe è scattato subito dopo la partita contro la Ternana, con l'amarezza di chi sapeva di meritare di più e comunque con la certezza di aver dato tutto. Un riconoscimento, quello giunto alla squadra di Cristiano Lucarelli, è arrivato da più parti. Adesso, chiuso il capitolo del calcio giocato, però, l'attenzione torna ad essere tutta per il futuro del calcio Catania e per quelli che potrebbero essere i programmi. L'avvio della procedura competitiva per la cessione del club ha scongiurato il fallimento e la perdita del titolo sportivo, ma la strada è ancora lunga. La Sigi, al momento, l'unica cordata ufficialmente dichiarata interessata all'acquisto del club e presenterà sicuramente un'offerta. È la partita più difficile da affrontare, ma c'è fiducia in uno scatto di orgoglio e di ripresa di tutto il movimento. E allora si parla anche di possibili conferme, anche se è ancora presto e si è solo nella fase delle dichiarazioni di intenti. Il Catania ieri ha sciolto il vincolo con Andrea Sottile e il suo staff e sul fronte allenatore sia Pagliara che Pellegrino della Sigi hanno evidenziato in più occasioni il gran lavoro di Lucarelli. L'allenatore livornese ripartirebbe dal Catania, ma come tutti i tecnici vorrebbe una squadra competitiva per un campionato di vertice. Tra l'altro, a Lucarelli le offerte non mancherebbero anche dalla Serie B, ma sono discorsi prematuri da affrontare per campionati che ancora devono concludersi e il Catania oggi ha altro a cui pensare.